è un bel risultato? Sì, penso di sì, sì. Soddisfatto, sì. Si aspettava esattamente quello che è accaduto? O pensava? No, non aspettavo niente. Abbiamo fatto un bel lavoro prima e poi ieri abbiamo festeggiato, dormito poco, però siamo tutti contentissimi. Il suo risultato è frutto anche un po' di uno scontento nel mondo tedesco? Sì, però anche nel mondo italiano, non solo tedesco. C'è un sacco di amici italiani che mi hanno votato, almeno l'hanno detto, poi non lo so cosa hanno fatto in cabina, però soprattutto tutto il popolo che non è soddisfatto in quella situazione che ci siamo. Ha avuto un grosso appeal anche sui giovani. Sono un figo, no? Quello lo capisco. Sì, non so, non è io, non è, ho fatto tutta questa campagna elettorale per convincere qualcuno. Io sono rimasto sempre la stessa persona che sono stato sempre, per quello forse anche quello le persone l'hanno aggredito, hanno detto sì dai, quello, gli ultimi anni era sempre qua per il popolo, ho conosciuto un sacco di italiani anche là, su tutti i prati, sulle strade, per quello sì, sono contento. Ma adesso quali saranno i suoi obiettivi in consiglio provinciale, quali saranno le battaglie che porterà avanti? Prima sicuramente abbiamo quei danni che sono successi negli ultimi anni in quella pandemia, i responsabili voglio vedere davanti al tribunale. E lei resterà quindi all'opposizione, è disponibile anche a entrare in maggioranza? No, rimango in opposizione, guardo quello che fa la maggioranza, però guardo anche quello che fa l'opposizione, perché anche quelli negli ultimi anni non erano qua. Tornando un secondo a parlare della sua campagna elettorale, che è stata sicuramente diversa rispetto a quelle di tutti gli altri, non convenzionale, possiamo dire così, ha premiato. Sì, non abbiamo avuto i soldi, per quello noi non abbiamo fatto pubblicità, non abbiamo fatto niente, alla fine abbiamo fatto tutto sui social media, e quello è andato bene, dai, contentissimo, 14.000 voti, incredibili, veramente.